Non possiamo stare sulla superficie della stupidità. Noi abbiamo bisogno della sapienza di Dio per leggere correttamente gli accadimenti di questo tempo. Questo mi sta dicendo lo Spirito Santo. Questo dovete comprendere, giovani, ragazzi, bambini, anziani, adulti, coppie, singoli. Dovete leggere nella sapienza di Dio ciò che sta succedendo e non i luoghi comuni dell'umanità, della stupidità umana e della stupidità della religione. La parola di Dio dice di benedire le autorità. Ditemi voi se i cristiani, non gli altri, noi benediciamo le autorità. È tutto un giudizio. Fanno bene? A seconda delle situazioni anche no. Ma tu fai bene? Tutto? Tutto? Dice no, classica frase, ma loro hanno una responsabilità maggiore. E la tua responsabilità minore? Te nella tua responsabilità minore fai tutto bene? Deliberi tutte le cose bene? Dice no, una cosina piccolina, proprio quella non la azzecco mai. Allora, se hai peccato contro una virgola, per Dio hai peccato contro tutta la Bibbia. Ma quello però dice delle eresie. E chi è degli uomini che non dice eresie? Io ne dico meno dell'altro. Allora, meritocrazia, più giusti, meno giusti, serie A, serie B, serie C. Ma quella ha più responsabilità. E te? Sulla tua vita personale, sulla tua casa, sui tuoi amici, sui tuoi fratelli, sulla tua chiesa, sui tuoi ministri, sui tuoi datori di lavoro. La storia è di tutti. Ma la Bibbia, la parola di Dio, non cambia. E dice benedite e non maledite. E dice che non c'è nessuna autorità nel mondo che non è voluta da Dio. Cosa significa? È un'autorità giusta? Un'autorità sbagliata? Luci e ombre, ascoltate, luci e ombre sono per tutti gli uomini. Perché se il tuo corpo non facesse ombra, saresti solo spirito. State capendo? Invece tutti noi, anche se bellissimi tipo me, ma abbiamo delle ombre. Voi pensate che io non abbia ombre? Guardate bene e le vedrete. Quindi chi è senza peccato scagli la prima pietra. Qui non è la prima, sa quante ne scagliamo? Avendo noi la giustizia della verità. Se c'era uno sulla terra che poteva scagliare la prima pietra fino all'ultima, era Gesù. No, ma lui è amore. Certo. E quindi che cosa ci insegna? Perché Gesù dice benedite e non maledite. Non dite male del re, la parola dice. Non dite male. Questo non significa che facciano bene.